più contento della prestazione nel suo insieme, forse la migliore in termini di continuità. Abbiamo capito ogni fase della partita, interpretando nel migliore dei modi, potevamo fare qualche gol in più, non abbiamo mai rischiato nulla se non qualcosina nei primi 10 minuti a livello tattico, ci abbiamo messo un po' a capire la partita, ma per il resto la partita perfetta direi. Sono contento di quello soprattutto. Mister, finalmente Ilicic. Che senso? Che ha Segnato. segnato? Ma sì, ma è un giocatore che ancora ha bisogno di crescere fisicamente, ha avuto tanti problemi, ha avuto delle ricadute, sfortunate soprattutto, e quindi ha bisogno di ricrescere di condizione. Un giocatore di talento, come abbiamo sempre pensato, ha dimostrato in parte oggi, ma può fare molto di più. Poi le chiedo una cosa su Pizarro perché ce lo aspettavamo titolare, ma è andato in panchina, come sta? Ah no, lui ha avuto poco, si è allenato poco nell'ultimo periodo, quindi è stata una scelta tecnica, anche perché Aquilani in quel ruolo sta dimostrando che sta crescendo anche oggi per la seconda volta, ha disputato le sue migliori partite quest'anno probabilmente. Lui secondo me lo può fare, tanto lo sta facendo bene, può solo che crescere, forse si sta anche convincendo, stavo dicendo questo, e quindi è una soluzione. E naturalmente se volessimo essere più guardinghi ci sarebbe bisogno di un giocatore come caratteristiche, tipo Ambrosini, ma quindi quando hai in rosa queste opzioni sicuramente sono situazioni importanti per un allenatore. Mister, sono Sì. qua dietro. Oh, ciao. Ciao. Ascolta. Volevo sapere, oltre ai meriti della tua squadra, che l'abbiamo visti, cosa ha fatto il Bologna per metterti in difficoltà? Cioè, quali sono stati i rischi più grossi che tu hai corso oggi contro questa squadra? La squadra non ha corso tanti rischi, per la verità, erano abili sui piazzati, lo sapevamo, con Diamanti, ma abbiamo controllato benissimo Koné su quella fascia e benissimo Diamanti, limitandolo, e quindi Bologna ha in le spinte di Morleo, sono queste le caratteristiche a mio avviso che ha in più Bologna che potevano mettere in difficoltà, l'abbiamo controllate con grande attenzione, a parte i primi 10 minuti, ma credo che ci siano grandi meriti della Fiorentina oggi. Mister, torno su Ilicic, le chiedo se questo è il ruolo in cui rende meglio il giocatore, più vicino all'altra punta rispetto magari al ruolo da esterno del tridente. Grazie. Non lo so. Non lo so perché non lo conosco ancora benissimo, ma è un giocatore duttile che può giocare, se sta bene, può giocare un po' in tutti i ruoli. Perché è uno di quei giocatori che come intelligenza calcistica capiscono le cose prima degli altri, riescono a trovarsi la posizione, trovarsi lo spazio, a prescindere da dove iniziano. A 3 giornate dalla fine del girone d'andata, la Fiorentina ha un punto in più rispetto all'anno scorso. Questo non lo sapevo. Non glielo dico io. Cinguerra, copiato la domanda a Vincinguerra. E allora vorrei sapere se, dovendo giocare contro Sassuolo e Torino e Livorno per chiudere la giornata, secondo lei superare quota 35 è una possibilità che abbiamo più del 50% o meno? Le percentuali contano poco, è una possibilità perché realmente è una possibilità, ma non significa nulla perché le partite vanno giocate, vanno conquistate e quindi vanno fatti i punti durante le partite. La possibilità ci sarebbe perché in realtà è questa, ma vanno assolutamente conquistati. Ripasso il microfono, la domanda a carattere personale, non ha fatto a tempo a farsi la barba o se la vuole far crescere? No, voglio come Moscardelli dice. No, volevo vedere che anche io ho qualche capello bianco, quindi tanto giovane non sono più. Grazie.